Swish, ragazzi! Salve a tutti, bentornati in questo nuovo lunedì didattico. E di che cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di numeri complessi. E ovviamente, cioè, vedete la mia faccia, vi potrò mai parlare di numeri complessi in una maniera standard? Assolutamente no! Vedremo infatti insieme delle proprietà di numeri complessi, molto strane, particolari. Chiederete innanzitutto cosa c'entra un toro, ovvero una ciambella matematica, Escher, ovvero uno dei più grandi pittori dal punto di vista geometrico del 1900, e una scatola di cacao. Beh, lo scopriremo subito, stay tuned e possiamo iniziare. Allora, oggi vi voglio sostanzialmente parlare di una proprietà dei numeri complessi collegata a una costruzione di topologia, ovvero il toro. Innanzitutto, che cos'è il toro? Beh, il toro è una superficie, quindi una varietà in gergo due-dimensionale, che si può costruire come il prodotto cartesiano di una circonferenza per se stessa. In che modo? Ora, indichiamo con T il nostro toro e scriviamo T come il prodotto cartesiano di una circonferenza per una circonferenza. Se immaginiamo un disegno, diciamo l'asse Z, l'asse Y e l'asse X, un disegno tridimensionale, allora abbiamo che se questa è la nostra circonferenza di base S1, quando noi facciamo il prodotto cartesiano di questa circonferenza per un'altra S1, in realtà la stiamo ruotando di un'altra S1, che sarà la nostra altra circonferenza di base che ci parametrizza il toro. Quindi stiamo ruotando questa circonferenza attorno a un'altra S1, supponiamo che sia nel piano XY. Quindi quello che ci salta fuori, disegniamolo in rosso, è una figura geometrica di questo tipo. Se ci fate caso, possiamo riscriverla in questa maniera. È esattamente la superficie di una ciambella. Quindi questa è la nostra ciambella, ovvero un toro. E se ci fate caso, al suo interno abbiamo esattamente la nostra prima circonferenza e la nostra seconda circonferenza. Ora, questo ci dà una definizione del toro da un punto di vista insiemistico. Ora, come possiamo collegare il toro, per esempio, con i numeri reali? Beh, vediamolo subito insieme. Consideriamo ora l'azione di Z su R, ovvero una mappa che va da Z cartesiano R in R. Ed è semplicemente la mappa che trasla un numero reale di una quantità intera. Ovvero abbiamo il nostro numero n intero, il nostro x reale, e gli associamo esattamente x più n. Ora ci vogliamo chiedere come è fatto l'insieme quoziente per questa azione. Ovvero chiamiamo questa azione, diciamo, sempre z per indicarla, e consideriamo l'insieme quoziente, ovvero r su z. R su z sono tutti i numeri, quindi della forma, le classi di equivalenza dei numeri x in R, dove x è in relazione con y se e solo se x meno y è un intero n con n in z. Per chiederci come è fatto ora R su z, con questa azione di z in R, ci vogliamo sostanzialmente chiedere qual è un rappresentante unico per ogni x in R. Beh, ma questo non è assolutamente difficile, infatti, se questa è la nostra retta reale, ok, consideriamo il punto 0 e il punto 1 come barriere. Ora, se volessimo prendere un qualsiasi numero reale, quindi facciamo finta, prendiamo il numero 11,1, sicuramente concorderete con me che la classe di 11,1, per come è stata costruita la relazione di equivalenza, è la stessa cosa della classe 11,1 meno 11, perché 11 è intero, ma questa è esattamente la classe di 0,1. Quindi un rappresentante della classe di equivalenza corrispondente a 11,1 potrebbe essere per esempio il mio 0,1. Ok, questo posso farlo per tutti i numeri in R, quindi almeno traslarli in un numero intero posso sempre ricondurli ad un numero all'interno di questo intervallo. Gli unici due numeri che all'interno di questo intervallo finiscono nello stesso punto, se ci fate caso, sono proprio solo lo 0 e solo l'1. Infatti la classe di equivalenza dello 0
è esattamente la classe di equivalenza dell'1. Cosa ci dice? Beh, ci dice che l'insieme quoziente, quindi, lo posso immaginare come l'intervallo 0,1 in cui incollo gli estremi. Quindi modulo la relazione che incolla 0,1. Che cosa ci dice questo? Quindi, beh, facciamo un piccolo grafico. 0,1 come segmento è il nostro segmento messo così. Noi vogliamo incollare gli estremi, quindi incollandoli, supponendo che il segmento sia una sorta di laccio, lo vogliamo chiudere e quindi quando lo chiudiamo ci salta fuori esattamente questo spazio qua, che se lo deformiamo un po' meglio, ovvero lo arrotondiamo, ci sputa fuori esattamente la nostra S1. Ottimo! Beh, ma abbiamo scoperto una cosa nuova. Abbiamo visto che R quozientato con questa azione di zeta è esattamente topologicamente lo spazio S1. Che cosa ci dice questa cosa? Quindi, beh, ci dice che abbiamo un altro modo di scrivere il nostro toro. Il nostro toro che prima lo scrivevamo come S1 cartesiano S1, ora possiamo scriverlo come R modulo zeta cartesiano R modulo zeta. Ma che cosa c'entra ancora questa cosa con i numeri complessi? Beh, andiamo a sviscerare un po' meglio questa relazione. Beh, ogni elemento z in C*, usando la sua notazione esponenziale, lo possiamo scrivere come r per e alla i θ, dove r è un numero reale strettamente maggiore di 0 e e alla i θ è un numero con norma 1, quindi appartiene a U, dove U sono gli elementi in Z, sono gli elementi Z di C, tale che il modulo di Z è uguale a 1. Sostanzialmente questa è la nostra S1 all'interno del campo dei numeri complessi. In questo tipo di notazione è esattamente isomorfo a cosa? A R maggiore di 0, quindi tutti i numeri reali strettamente maggiori di 0, cartesiano il nostro U, quindi l'insieme di tutti i numeri che stanno dentro alla mia circonferenza. Quindi l'insieme di tutti i numeri che hanno modulo 1 all'interno del mio campo complesso. Beh, ma questo abbiamo visto per come si descrive essere uguale a S1, ma S1 abbiamo visto prima essere uguale a R cartesiano z. Ma R maggiore di 0 ora, come posso pensarlo, ovvero come si lega al toro? Beh, ci arriviamo subito. Abbiamo appena visto quindi che C*, lo posso scrivere anche come R strettamente maggiore di 0 cartesiano R su Z. Quindi C* non è proprio il mio toro, però ci manca poco, ovvero qua abbiamo R maggiore di 0 e qua abbiamo R modulo Z. Che cosa ci manca? Ci manca un quoziente qui. Beh, arriviamoci subito. Prendiamo quindi un numero complesso Q, tale che per il momento supponiamo che il modulo di Q non sia 1. Se il modulo di Q è 1 è qualcosa di diverso che non ci interessa, quindi supponiamo che il modulo di Q non sia 1. E consideriamo l'azione di Q alla z su C*, ovvero l'azione di Q alla z definita in questo modo, quindi ad ogni Q alla i e numero z in z, le associo chiaramente la moltiplicazione, quindi Q alla i per z. Ora, che cosa c'entra questa azione qua con il nostro toro e, se vi ricordate bene, con il nostro Escher e con la nostra scatoletta di cioccolato, di cacao? Troviamo innanzitutto la regione fondamentale, ovvero come abbiamo fatto prima per la circonferenza e per l'azione di z in R, cerchiamo in un certo senso il sottoinsieme di C* che ci parametrizza in modo univoco le relazioni di equivalenza, quindi le classi di equivalenza di questa azione. Non è difficile ora accorgersi che almeno dello scalare di una potenza Q alla i per un certo i, che verrà scelto in maniera opportuna, diciamo, il dominio fondamentale di questa relazione di equivalenza è un anello, quindi in questo modo, in cui il raggio interno vale 1 e il raggio esterno vale il modulo di Q. Ora quindi tutti i numeri complessi all'interno di questo anello rappresentano tutti una classe di equivalenza diversa, fuorché, come abbiamo visto prima, gli elementi Z.
del cosiddetto boundary. Il boundary non è altro che il bordo di questo anello, che ovviamente è formato da queste due cose, quelle che ora vi sto sottolineando in rosso. Ora, questo boundary è tale che un elemento qui è in relazione di equivalenza con un altro elemento qua. E quindi se io voglio formare il mio insieme quoziente, devo incollare ognuno di questi punti con la sua diciamo, rispettiva mappa, con la sua rispettiva immagine nell'anello più esterno tramite la classe di equivalenza. Questo, se ci pensate bene, equivale a incollare ogni punto ad un altro, quindi a chiudere questa sorta di astuccio, e quindi, guarda caso, ci salta fuori ancora il nostro bellissimo toro. Quindi il primo modo di collegare le due nozioni ce l'abbiamo. Ora vediamo che cosa c'entra col mondo della pittura. Iniziamo ora parlando un po' di arte. Sicuramente la maggior parte di voi, se non quasi tutti, conosceranno chi era Escher. Escher fu un grandissimo pittore grafico, più in generale, diciamo, in cui la particolarità delle sue opere era collegata più che altro all'aspetto geometrico. Ovvero, per esempio, mi viene in mente l'opera Lizard, in cui dava la tessellazione del piano con queste sorte di lucertole, da cui il nome. Oppure, era appassionato anche di tessellazione per quanto riguarda l'aspetto della geometria iperbolica. Infatti mi viene in mente quest'opera che è Circle Limit. E più in generale, insomma, Escher era famoso anche per queste opere in un certo senso autoreferenziali, in cui c'erano questi pattern che si ripresentavano uno dentro l'altro, una sorta di inception dell'arte. Beh, c'è un'opera ora che è datata 1956, chiamata Print Gallery, in cui Escher, ve la metto qui in sovrimpressione, perché l'Alex del dopomontaggio è più bravo. E come si può appunto ammirare dall'opera, abbiamo questo uomo che all'interno di questa galleria d'arte guarda questo quadro, in cui però questo quadro non è altro che la visione esterna del tetto della galleria, d'arte stessa. E quindi lui vede nel quadro da fuori se stesso che vede il quadro, eccetera, eccetera. Ma se ci fate caso, questo tipo di inception non è un inception lineare, ovvero non è una sorta di inscatolamento uno dentro l'altro, ma ha una sorta di paterna spirale che tende verso un punto, che è quello che Escher aveva appunto lasciato in bianco, perché non riusciva a continuare in una maniera geometrica coerente. Infatti, nell'opera iniziale ci fu questo cerchietto bianco in cui Escher appose la sua firma. Negli anni 2000, invece, alcuni studiosi matematici, capitanati da Hendrik Lenstra, si accorsero di questo strano pattern incompleto di Escher, si accorsero che questa figura rimandava un po' a una scatola di cacao, di cioccolato, dell'industria olandese Droste. Infatti qui vi lascio la scatolina di cioccolato e se fate uno zoom si nota appunto come questa cameriera, infermiera, non lo so, tiene in mano questa tazzina di cioccolato con la scatola del Droste stesso e dentro la scatola del Droste c'è lei che tiene in mano la scatola del Droste, eccetera, eccetera. Questo è un esempio di pattern lineare. Infatti, se andiamo a pensarlo da un punto di vista matematico, quindi del piano complesso, abbiamo appunto una relazione lineare, ovvero se per esempio prendiamo Q in R, quindi un numero reale, dentro C, Q maggiore di 0, quello che accade è che quando io considero Q alla z come azione di C star nella maniera in cui abbiamo visto prima, abbiamo che ogni elemento nel dominio fondamentale di questa relazione di equivalenza ha come altri elementi della sua stessa classe di equivalenza elementi che giacciono tutti su una retta. Infatti saranno degli elementi della forma Q alla i, se questo numero è z, per z. Quindi questo sarà 2z, 4z, 8z, un mezzo z, un quarto z, eccetera, eccetera. Beh, se ci fate caso, dato che Q è un numero reale, il numero complesso non fa altro che venire riscalato. Quindi quello che abbiamo qui è un pattern lineare, ovvero un numero complesso, resta sulla stessa retta. Ora, quello che Escher voleva fare e che appunto nel 2002 è stato completato, ristrutturato, fu
Infatti qui abbiamo l'immagine finita, è quella di trovare il pattern giusto da inserire nella spirale iniziale del quadro. Ed è possibile, sono stati fatti degli studi e si è trovato il valore di Q esatto. Questo valore Q è meno 20,883, che non è il gruppo, più 8,596 per I. Quindi questo è un numero complesso. E se ci fate caso, sempre nel nostro dominio fondamentale della relazione di equivalenza, se andiamo a prendere un punto z e ci chiediamo come sono fatti gli altri numeri complessi all'interno della sua stessa classe di equivalenza, troviamo dei numeri che vengono moltiplicati per potenze intere di questo numero, ovvero numeri che si ruotano di un certo angolo, che sarà l'argomento di questo numero, e si spaziano lungo una spirale che si avvolge sempre di più verso lo zero. Quindi quello che accade è che si forma, se non sono bravissimo, ma una sorta di spirale, che è proprio la spirale che meglio si fitta all'interno del dipinto di Escher. Ottimo! Bravissimo. Abbiamo visto quindi che cosa c'entrava il nostro toro con la nostra scatola di cioccolato e la cosa più interessante con il quadro di Escher. Vi lascio in descrizione alcuni link che mostrano da un punto di vista prima strettamente matematico, quindi vi lascio il paper di Kate Conrad, che potete trovare anche nel suo sito, in cui spiega in una maniera più dettagliata quello che io vi ho accennato qui, quindi tutta questa azione qui, nel caso in cui Q sia un numero complesso generale, e vi lascio anche il link del video YouTube in cui mostra come con questo particolare numero la spirale si inserisca perfettamente all'interno del quadro di Escher e come alla fine tutto torni, quindi tutto si auto riferisce a se stesso e quindi si crea questo effetto di inception. Ottimo ragazzi, spero che questo tour vi sia piaciuto, vi ho portato alla scoperta dell'arte e che dire, noi ci vediamo mercoledì prossimo per un mercoledì olimpionico, noi ci vediamo presto e ciao a you!